Interni meravigliosi, lo trovate. In un gioco dove non ci sono gli interni, fare battute sugli interni, secondo me è fatta apposta, dai, non posso credere che... E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto DLC I tesori dell'area 0, la maschera turchese, prima parte. Ah, però manca qualcosa. Bene, cominciamo. Iniziamo subitissimo l'avventura con una chiamata da Rotomfom, che è Zim, che ci dice: Salve Link, sono io Zim. E che cosa vuole, signor Zim? Mi rincresce disturbarti nel bel mezzo della tua ricerca di tesori. Ti chiamo a proposito di un viaggio organizzato dall'Accademia ogni anno. Non ci crederai, ma sei stato selezionato fra i partecipanti, è perché sono del primo anno. Programma si terrà in una località del lontano oriente chiamata Nordivia. A oriente c'è solo una cosa, più cose, tutte le regioni Pokémon. Dalla prima alla quarta gen, quindi Kanto, Johto e Nessinno. Ma a causa della distanza il numero di partecipanti è veramente ristretto. Quest'anno, ma gli altri anni? Se uno scarica DLC inizio gioco, è un'attività facoltativa, va bene, la farò una volta finito il gioco. Se ne dimentica. Per esempio, io mi sarei dimenticato se questa cosa l'avessi scoperta a inizio gioco e 20 ore dopo dico, ma che devo fare ora? No, cioè, scusami. I comandi sono invertiti sull'altro gioco, ok? Basta, scuse. Ma certo, devi essere tu, lo studente selezionato per il viaggio di studio. Mi pare che ti chiamassi Link. Andro Link. Oh, vedo che continua Terraspera. La scuola di una regione ricca di risorse come Paldeapo per mettersi questo e altro. Madonna, dove vivete nel Medioevo? O forse te lo sei inventata per via del tuo particolare talento, ma non penso sia il talento, ma più che altro culo. Madonna che occhi che c'ha, oh, figata! Che poi, vabbè, conoscono anche loro la Terra perché hanno gli orecchini strani. Ma questa musica tutta quanta particolare, un po' jazzetta, com'è? Accidenti, non mi sono ancora presentata, io sono... Professoressa Lea, le chiedo scusa per il ritardo. A Zim non mi ricordo che voce gli ho dato, ma la faccio normale. Ah, comunque, hanno fissato i bug per le comparse massicce. Ora dovrebbero comparire anche i Tatsugiri. Sono un insegnante dell'Istituto Mirtillo. Dell'Istituto Mirtillo? Ah, quindi già ci fanno sapere dell'Istituto Mirtillo, quindi è primo DLC. Coordina le attività... No, 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 no. È tutto tisato, è tutto tisato, è tutto tisato. Il problema è che tutte queste cose sono state leakate. Non del DLC, per il fatto che probabilmente si torna ad Unima in qualche modo. Nordivia è famosa per i suoi paesaggi rurali. È un posto parecchio rustico, ma c'è là qualche interessante mistero. E visto che vi accompagnerò, coglierò anche l'occasione per fare qualche ricerca. Grazie, eh. Chissà, un giorno sarà possibile esaminare con calma anche l'interno della voragine di Paldea. Mi porto solo il mio fedele compagno Croccomela. Gli altri li lascio a casa. Bene, partiremo appena gli altri ci raggiungono. Il mio ruolo è farvi da guida, ma ciò non toglie che vorrei divertirmi anch'io, a modo mio. A tal proposito, ti dice qualcosa il nome libro Violetto? Faccio lo gnorri? No, dai. Non facciamo gli gnorri subito, appena iniziato. Beh, dopo tutto il libro sul paranormale più famoso del secolo. Calugaris, l'autore del libro, è mio antenato. Ah sì, questo lo sapevamo. E io sono in possesso del libro originale. Quanti particolari saranno stati omessi? Ammira. Nelle versioni stampate successivamente queste pagine sono praticamente illeggibili. Mentre ero sul fondo della voragine, isolato dal resto della squadra, mi pare di aver trovato un oggetto misterioso. Non sono nemmeno certo che fosse davvero un Pokémon o un essere vivente. Aveva un guscio formato da più strati di esagoni, sovrapposti e rifulgeva più di una gemma. Sembrava proprio un disco. È probabile che questo Pokémon, o questo oggetto, appaia nel secondo DLC, perché Game Freak ce l'ha teaserato nel trailer. Ho deciso di dare a questa creatura il nome provvisorio di Terapagos. Mi chiedo se sia il corpo di questo essere ad aver dato origine al fenomeno che trasforma i Pokémon in cristalli, facendoli risplendere. Infatti, il nome non c'è nei manuali che abbiamo ricevuto noi. Però, complimenti per come ha tenuto quel libro. È un Pokémon avvolto nel mistero che Calugaris incontrò nei meandri più reconditi dell'area 0, anche se nessuno ci crede. Ma io ci credo. Bene però, ora ci fa da guida? Chi sono questi? Quello lì fa ancora le elementari, che ci fa qui?
Bene ragazzi, si parte per Nordivia! In poche parole, l'età in Pokémon non conta niente, perché se anche un bambino può prendere parte a questa scuola. Oddio, Dragonite che vola! Beh sì, Dragonite c'è nel gioco già. È più veloce di un jet a reazione, Dragonite! Ehi! Ah, tratta in corriera dobbiamo fare? Finalmente siamo arrivati! Prima l'aereo e poi la corriera, a forza di stare seduto mi fa male sedere. Hanno detto sedere in Pokémon, oh mio Dio! Che succede a questo gioco? Allora ci siamo tutti? Eravamo in 4, prof! Se sa contare fino a 4! Oddio, però belle le risaie sono carine, dai. Il Pokémon in mezzo alla strada che sta per venire ucciso come un piccione, no, eh. Devo dire che questi campi sono di una bellezza sfolgorante. Vedere dal vivo una risaia è più impressionante di quanto non sia vederla in foto o in video. Più avanti c'è verdeggiata. E allora lo vedi che siamo a Unima. Il paesino che ci farà da basso per tiro durante la nostra permanenza. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi amici. Scusi, però a fine non mi sento molto bene. La corriera è un po' di nausea? Ammiriamo il panorama. Respira un po' di aria fresca. Ho letto un po' troppa roba spinta per sapere dove va a finire questa storia. Ok, ma allora possiamo subito catturare un Pucimans? A quanto pare sì. Magari un po' alla ombra di circostanza per farlo proprio schiattare, con un colpo solo. Guarda, ti lancio una Velox Ball la prossima volta. Un morso, raga. E anche con morso, e allora? Niente, vado le Pucena, basta, sei cattivo. Avevo visto un Ribombi nelle vicinanze che mi sembrava anche Shiny, maledetto. E stai zitto. Oh, tu morso raggi bene. Oh, non posso salire in groppa a Miraidon. Ah, no, per avercelo ce l'ho, ma non mi fa andare. Che peccato. Ma la zona è grande e ci sono anche allenatori, vedo, nelle vicinanze. Cavolo. La gruota. La zona è sempre grande, ci sono un botto di oggetti da raccogliere. Ah, possiamo andare anche in mezzo alle risaie, certo. Là ghicchia un pochetto, ma sai. C'è ancora tanto da vedere. Vai. Lagga. Vediamo un po' chi ci sta. Ah, vabbè, questi due li abbiamo visti nei trailer. Là c'è un bambino che si dispera con le mani nei capelli. E allora. Oh cielo, un umano. Rubra, guarda, eccone uno. Oddio. Un altro essere umano. Io un po', tu sei uno degli studenti dell'Accademia di Paldea? Che storia? Ribby, non fai silenzio. Io sono Rubra. Mi spiace, ma non posso lasciare entrare forestiere a verdeggiata così come se niente fosse. Se vuoi passare dovrei prima sfidarmi. Cielo. Non fare antipatica, solo che vuoi lottare, ammettilo. E sta zitto un po'. Gula, incazzatissima lei. Pazza proprio. Non badare a mio fratello. Uffa. Forza allora, in posizione. No, no, è l'altro che fa la voce più in falsetto. Ok. Guarda, torna all'accademia, fai prima. Vedrai, ci sarà da divertirsi. Dubito. Ok. Un'altra banger. Farò mangiare la polvere locale per darti il benvenuto. Sì, certo. Con un po' ciena. Al 60. Non va bene. Non va affatto bene. Devi mandare un altro, su. Poltergeist. Oh, ecco, già Poltergeist è più bello, però. Insomma, che ce lo presentano subito, ok, ma il livello mi sa che... già, non è granché. Che poi, tra l'altro, ho letto che dovrebbe evolversi da alcuni datamine, però non si sa.
Ah, vero, conosci i rapporti fra i tipi, sono andato a culo. Cioè a culo, facevo canzone ardente comunque. Vulpix, ma per favore. Cara mia. Io spero solo che ci diano la possibilità di ricominciare da zero contro Selva. Cioè, nel senso, mi dai un Pokémon per ricominciare l'avventura a Nordivia e non farmi andare con la mia squadra. Non c'è gusto ad andare con la tua squadra. Cioè, stanno tutti quanti al 100, bene o male. Ah, Cimino, sei riuscito a battere Rubra, chissà perché. In ogni caso, per me sembra mosso, voglio essere magnanima. Cavolo, vuoi un'altra sfida? Facciamo a mani nude? Cioè, i miei Pokémon contro di te, non a mani nude noi due. Puoi entrare in paese, non mi rimangerò la parola data. Ma oggi sei il mio tirapiedi. Da oggi sei il mio tirapiedi, ecco cosa. Oh, professore, questo è dell'Accademia di Kitakami. Che rogna. Se lo già morirì. In realtà loro due sono dei ladri. Cioè, nessuno ti dice, da oggi sei il mio tirapiedi, cos'è? La gang scolastica? Con loro non so che Magikarp pigliare. Ruben in particolare è sempre stata una tipa difficile. Spero non ti abbia importunato troppo. Sì, sì. Oh. Finalmente con Miraidon in groppa. Yeah. Distruggiamo le casette di Kitakami, dai. Vabbè, Nordivia, sì, devo chiamarla Nordivia. Già incontriamo delle grotticelle. Cielo. Un Sunslash. Va bene, andiamo per il centro di Nordivia. Allora, non combatto contro nessuno, o quantomeno non lo faccio in video, perché non serve. Cioè, ragazzi, sto all'80, questi anche stando al 60, 70, non mi fanno nulla. Cioè, che serve? Chi è questo? Ehi. Vulpix, è importante un Vulpix. No, Tera. Ci faccio molto. Toadscroll, ok, ci sta, ci sta. Una fontanella in alta risoluzione perché rispetto a tutto il resto? Che motivo c'era? Mamma mia. Ah, che bello. Oh cielo. Dategli 4 anni per fare un gioco, no 2. Mannaggia TPC. Ah però, siamo già arrivati? Oh, un bel picnic, quasi quasi, eh? Ho l'hobby di costruire sedie. Ciao, eh? Che hobby è costruire sedie? Cioè, per carità, puoi fare quello che vuoi, però costruire sedie. Cos'è che inizia tra poco? Ah, il festival! Ok, allora vado, mi precipito. Buongiorno. C'è il Meco. Sì, fischio. Oh, eccoci qua, guarda. Oh, le bancarelle. Qua che si fa il tiro a segno? E qui? Niente, Gurdur qua che dà una mano. Faremo un sacco di soldi. Ah, pure qua si pensa a fare soldi, eh. Mannaggia, tutto il mondo è paese. Sì, di notte sicuramente ha un altro effetto questo posto. Però mi sa che per ora è sempre giorno. Fino a che appunto non triggeriamo l'evento che fa diventare notte. Ma se io continuo ad andare e farmi i fatti miei, che succede? Prendo qua Miraidon. Niente, qua finisce tutto, finisce. Monte Orco! Boia. Se si potesse vedere un pochino meglio, magari. Cioè, praticamente io sto facendo tutto tranne che fare quello che mi dice il gioco. Il che è così che funziona Pokémon. Ah, vedi però, la civiltà qua c'è arrivata, seppur ormai in tempi. Pendio infernale, antro del terrore, divieto l'accesso. Vabbè, però qua ci hanno messo, insomma, dei cartelli, delle cose, per far capire che, ehi, abbiamo conquistato anche la vetta. Ok, uno dei sei angoli di Nordivia. Sei angoli? E quassù che c'è? Ah, ok. Grotta doccia fredda, lago cristallio. Ah, andiamo un po' in alto. Anche se qua mi sa che è una roba da quasi end del DLC. Da fine del DLC, certo. Ah. No, che bello! Wow, bello! La ghicchia un po', ok, ma... sostanzialmente è bello.
C'è anche la musica che c'era all'area zero quando entravi nella grotta. Molto simile, non è quella, ma è molto simile. Forte. Eccola, sì, è l'area zero proprio. Sì. Ma direi che possiamo anche concludere qui la prima parte del DLC. In fondo non è che voglio fare episodi troppo lunghi, però bene o male ho esplorato, ho visto quello che c'è, quello che non c'è. Purtroppo le sfide sono quello che sono. Vorrei più che altro provare a prendere almeno uno starter di quelli che ci hanno fatto vedere e magari capire se possiamo magari ricominciare più o meno da capo. Vediamo se si può. Ah, il compagno si sente meglio, sai quanto me ne importa? No, ovviamente, mi importa tantissimo dei miei amici. Questo è il centro culturale, è qui che pernotterete durante la vostra permanenza a Nordivia. Ah, quindi si può dormire in un centro culturale. Non lo sapevo. Devo essere sincero, a me non pare che ci sono i letti per dormire. Gli studenti dell'istituto Mirtillo avrebbero dovuto alloggiare qui insieme a voi. Ma c'è stato un cambio di programma, perché il circolo comunale sarà esclusivo a disposizione degli studenti dell'Accademia dell'Uva. Oh. D'altronde si capisce, quei ragazzi sono originari di questo paese. Beh, quindi dormono a casa loro. Potete entrare con le scarpe, ma se sono molte sporche di fango, vi pregherei di sciacquarle usando la pompa all'ingresso. Che c'era bisogno? Wow! Ok. Interni meravigliosi, non trovate? In un gioco dove non ci sono gli interni, fare battute sugli interni, secondo me è fatto apposta, dai, non posso credere che. Nulla da invidiare alle grandi città. Cosa? Ma non ci sono gli interni, e quello è il problema. La mensa è alla vostra destra, passerò lì il mio tempo. I bagni sono alla vostra sinistra, lì l'altra metà. Che educati, ora sì che posso dormire tra due guanciali. Yeah! Bravo, anche tre fai. Oh, dopo esserci rifocillati possiamo andare dove ci pare. Il viaggio vero e proprio inizia domani. Quindi ora io potrei andare a vedere la festa delle lanterne là sopra. Che cos'era? Le lucciole, dove. Ma come? Non posso andare! Ma c'è il Festival delle Lanterne! Il gioco proprio mi deve obbligare a farlo? Uffa! Dormito bene? Da oggi anche gli studenti dell'Istituto Mirtillo prenderanno parte all'attività. Eccoli qua, va. Sono rubra, già. Spero che voi studenti dell'Accademia diventerete i nostri grandi. Proprio ce l'hanno con noi questi, eh! Non ci sopportano! O meglio, lei non ci sopporta. Io sono Riben. Questi ragazzi sono del luogo, perciò rivolgetevi pure a loro se avete bisogno di qualcosa. Guarda, chiederei loro di andarsene via possibilmente. Ok, oggi cosa facciamo? Una prova di orientamento. Dovete cercare tre cartelli installati a Nordivia. Ogni cartello riporta un estratto di un racconto popolare di questa zona. Il compito è leggere tutti per conoscere la nostra storia. E farvi una foto insieme davanti al cartello con uno smartphone o una fotocamera. Ok. Una volta che li troviamo, la nostra missione sarà compiuta. Un'attività davvero ben congegnata, devo dire. Ah, il bastone per i selfie! Wow, io non so neanche come si fa a fare le foto. È in parte posa splendida. Troppo giusta, cosa? Ma che sta dicendo? Cercate di unirvi ai studenti dell'altra scuola se possibile. Ma sono due, noi siamo in quattro. Facciamo due per uno, io prendo Rubra. Vabbè, no, più che altro perché è più grande, quindi. È anche un po' stronza, quindi mi piace il tipo. Allora, socializza. Socializzerò nel prossimo episodio. Grazie del consiglio comunque. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. Vediamo dove ci porta questo DLC, anche se sono molto più fiducioso per il secondo che per il primo. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!